Allora, oggi abbiamo assestato un colpo molto importante nel contrasto a quelli che sono i crimini predatori. Grazie alla procura di Agrigento abbiamo portato in carcere quattro italiani che avevano nello scorso maggio imprigionato e poi rapinato tre ottantenni. La svolta c'è stata proprio quando dal territorio di Racalmuto è arrivata l'informazione fondamentale. Persone che vivono da sole in queste contrade isolate, che giustamente prestano particolare attenzione, avevano notato ed annotato un'auto con quattro persone sospette, potremmo dire dei forestieri, non appartenevano a quella comunità, che si aggirava sul territorio. Questo è stato l'indizio apparentemente insignificante, ma in realtà fondamentale, che ci ha permesso di risalire rapidamente all'identità di queste persone. I carabinieri di Racalmuto ha dimostrato quanto sia essenziale la presenza delle nostre stazioni carabinieri, specie nei territori più reconditi, più spopolati. E il comandante della stazione, con il rapporto affettuoso che ha con la comunità, la fiducia che la comunità gli rivolge, è riuscito effettivamente a cogliere questa particolare informazione, è stata decisiva. Il nostro slogan è possiamo aiutarvi, ma ovviamente per potervi aiutare abbiamo bisogno di essere aiutati. Allora, anzitutto un messaggio alle famiglie, non lasciate da soli i vostri anziani, soprattutto in questi periodi, perché la loro debolezza, la loro fragilità li rende ancora più vulnerabili in un momento in cui potrebbero sentire soli, si potrebbero sentire soli e potrebbero aprire la porta di casa a degli sconosciuti che poi potrebbero essere dei malviventi. Grazie.